Ciao a tutti, allora iniziamo con questo nuovo video almanacco. Voglio improntare questi nuovi video in un modo molto più semplice, ecco, non impostato a dire buongiorno qua. Adesso io con voi, tipo una sorta di modalità vlog, farò, diciamo, preparerò quello che mi serve per fare il video. Allora, innanzitutto prendiamo il nostro libro, poi andiamo a prendere il mazzo dei tarocchi. So che sarà un po' più lungo, però lo vedo molto più familiare in questo modo, senza essere troppo impostato. Allora, andiamo a prendere il mazzo dei tarocchi, se li trovo sempre, perché io ho dei cassetti e non ricordo mai dove metto le cose. Allora, innanzitutto prendiamo oggi anche il mio mazzo del consiglio come fine. Poi voglio prendere anche l'oracolo dei colori, come sempre. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, trovate il link sotto, i registri akashici. E poi andiamo a vedere se trovo il mio mazzo di tarocchi, eccolo qua. Perché è la parte fondamentale dell'almanacco e sono i tarocchi. Andiamo a prendere anche qualche oracolo che ho creato io e poi andiamo a vedere, vediamo un po', questo no, questo no, andiamo a vedere qualche carta, sempre come strutturato il come strutturare il video. Penso che questi bastino per l'almanacco di oggi. Ecco, di volta in volta noi faremo così, in modo da capire. Ah, l'oracolo risponde, volevo vedere. Ho preso il libro, no? Eccolo qua, l'oracolo risponde, perché volevo appunto fare un video molto più preimpostato, non mi piacciono più quelle cose preimpostate, ho voglia appunto di cambiare. Ed eccolo qua, l'oracolo risponde. Devo mettere una ciotolina qui per quanto riguarda gli elastici quando sono in uso. Ok, usiamo questo. Usiamo questo e ci mettiamo tutti gli elastici delle nostre carte. Allora, fatemi sapere poi nei commenti se vi piace questa cosa un pochettino più familiare. Intanto andiamo a spostarci tutte le carte e iniziamo subito. Per questa volta prendo il mio mazzo di oracoli, quelli che ho fatto io per il consiglio. Però la prossima volta potremmo anche utilizzare uno dei libri. Innanzitutto andiamo a vedere per oggi qual è la carta dei tarocchi che viene fuori per questa giornata di oggi. Vi ricordo che il video è sempre valido dal momento in cui lo andate a cliccare ed è un qualcosa che vi indirizza nella giornata odierna. Vediamo un po'. Che carta viene fuori dai tarocchi? Oh, abbiamo il cavaliere di denari. Andiamo subito a vedere che cosa ci vuol dire il cavaliere di denari. Ci prendiamo gli occhiali perché sennò non vediamo niente. E andiamo a vedere cosa ci vuol dire il cavaliere di denari. Allora, due di bastoni, noi già l'abbiamo superato. Regina, dovresti essere qua. Eccolo qua. Come sempre vi faccio vedere che prendo il mazzo di carte con la stessa immagine in modo che voi possiate poi capire che cosa vuol dire la carta. Allora, il cavaliere di denari ci parla di affidabilità e ostinazione. Il cavaliere di denari è concentrato sul proprio obiettivo, rigido sulla sella, focalizzato sul denaro che tiene in una mano. Lo sguardo attento e pensieroso. C'è ancora molta strada da fare, ma il traguardo inizia a intravedersi là all'orizzonte. Scegli quale tipo di energia vuoi trarre dal cavaliere di denari in questa giornata: affidabilità, ostinazione oppure responsabilità. Iniziamo con l'affidabilità. Le azioni sono decisamente più affidabili delle parole. Il cavaliere di denari ti ricorda l'importanza di essere concreto e focalizzato sul tuo obiettivo e di non disperderti in inutili chiacchiere e discussioni.
Il tuo partner deve sapere di poter contare su di te. È il momento di compiere scelte concrete e realistiche, di porre le basi per il futuro, di mettere in pratica i progetti lavorando di buona lena e con una direzione chiara e precisa. Se oggi hai necessità di un supporto, scegli di fare affidamento su una persona o una risorsa su cui sei certo di poter contare. Se invece non puoi fare assegnamento sull'aiuto di altri, ricordati che per fortuna avrai sempre con te il migliore degli alleati, te stesso. La tua saggezza è la più affidabile fonte di conoscenza che tu possa avere. Lascia che sia lei a guidarti e difficilmente perderai la strada, anche in presenza di punti di riferimento concreti, anche in assenza di punti di riferimento concreti. Il simbolo, l'armatura, è la stessa postura del cavaliere. Sono il simbolo della solidità delle sue promesse e delle sue intenzioni. Forse non è il più creativo e originale dei compagni di viaggio, ma la sua concreta determinazione ti aiuterà a raggiungere la tua agognata meta. L'ostinazione. Il percorso del cavaliere di denari non conosce deviazioni, dritto come un fuso verso la sua meta, corre il rischio di non saper affrontare gli imprevisti che spesso gli si parano innanzi. Per te la direzione è chiara, assicurati che lo sia altrettanto per chi ti sta accanto. A nessuno piace essere trascinato suo malgrado per una via di cui non è convinto fino in fondo. Se si è convinti di essere nel giusto, è bene insistere, così come è corretto perseverare se si è certi che la strada scelta sia la migliore possibile. Attenzione però a non eccedere, perché la ferma convinzione delle proprie idee si trasforma facilmente in ottusa testardaggine. Ci sono momenti in cui i venti soffiano contrari e solo la tua ostinazione ti permette di continuare ad avanzare. Sei certo che sia giusto il momento di fermarsi e riconsiderare la direzione intrapresa? Il simbolo sono le redini tese del cavallo, consentono di andare in un'unica direzione, questo permette certo di evitare distrazioni e deviazioni indesiderate, ma espone al rischio di non saper affrontare l'imprevisto. La responsabilità è il momento di assumerti le tue responsabilità di cui nessun altro può caricarsi in tua vece. Il cavaliere di denari ti richiama a essere titolare delle tue azioni e delle tue scelte. Qualunque sia la scelta che hai fatto o che stai per compiere, devi assumertene la piena responsabilità. Non aspettare che i nodi vengano al pettine, affronta a testa alta e con determinazione le conseguenze delle tue decisioni. Al di là delle distrazioni, degli eventi fortuiti, delle interferenze di superiori e colleghi, sei comunque tu il responsabile del risultato del tuo lavoro. Prenderne atto è il primo passo per responsabilizzarti e comprendere che in fin dei conti riuscire o meno dipende prima di tutto da te. Quanti facili giustificazioni sei sempre pronto a trovare per le tue azioni? Mi ha provocato, era una tentazione troppo grande, ne avevo diritto, chiunque altro al tuo posto avrebbe risposto allo stesso modo, eccetera. Cerca di comportarti da adulto e assumerti le responsabilità delle tue scelte. Il simbolo è la visiera alzata dell'elmo del cavaliere di denari, simboleggia il suo non aver paura di mostrarsi a viso aperto, di essere ritenuto responsabile in prima persona delle proprie decisioni e della direzione che sta per prendere. Questo è quello che in questa giornata ci vuol dire il nostro cavaliere di denari. Andiamo a vedere qual è l'oracolo dei colori che viene fuori. Vediamo un po'. Allora, vediamo. La forza. Rosso e indaco. Il colore rosso denota forza, sicurezza e la volontà di sopravvivere a qualunque cosa accada. L'indaco porta informazioni e una mente lucida, oltre a una volontà di guardare avanti. Insieme esprimono forza per il progresso e l'essere autentici nei confronti della loro stessa evoluzione.
Sei stabile e hai fiducia in te stesso, come ci diceva il cavaliere. Sai che reagisci a cosa è giusto per te. Allo stesso tempo sei un vero visionario che ha difficoltà a sentirsi adeguato nel presente. Hai una forte motivazione per trovare un obiettivo attraverso cui poter esprimere te stesso. Questo è per quanto riguarda l'oracolo dei colori. Andiamo adesso ai nostri registri akashici, vediamo qual è la carta che viene fuori adesso. Vediamo un po'. Allora, oh, ne sono venuti fuori due. Abbiamo la ciclicità e i cristalli, come potete vedere. Ciclicità e cristalli. Vediamo che cosa significano queste due carte per oggi. Allora, vediamo un po'. Andiamo, questi sono i cristalli. Andiamo alla ciclicità, che già è uscita un paio di volte. Eccola qua. Osserva la natura e renditi conto che tutto ha un tempo. I fiori per sbocciare, gli alberi per crescere, i frutti per maturare. Non devi avere fretta. Se cogli un frutto prima che sia maturo, non sarà mai succoso, ma al tempo stesso non devi neppure procrastinare, altrimenti il frutto marcirà. Anche se non lo vedi, dietro le scene, l'universo sta agendo per il tuo sommo bene. La vita è in movimento e non si ferma mai. L'immobilità è solo una sensazione, non è reale, perché tutto è in eterno mutamento. Niente è lo stesso di un attimo prima. Aver estratto questa carta ti invita a fermarti un momento e a guardarti indietro. Com'eri una settimana fa, un mese fa, un anno fa, 5 anni fa? Sicuramente non sei più quella persona. Tu per primo ti sei trasformato e molte cose sono cambiate. Se è tempo di attendere, attendi, ma se è tempo di agire, allora agisci. Messaggi supplementari, pazienza, tempo umano e tempo divino. Armonizzati con il ciclo delle stagioni, smetti di procrastinare, attendi il momento giusto, agisci. Vediamo i cristalli. Chiedi aiuto all'energia dei cristalli. Puoi trovare aiuto e sostegno nei cristalli e nella loro energia per affrontare al meglio le situazioni del quotidiano che ti stanno a cuore. I cristalli sono dei doni meravigliosi di madre natura. Grazie alla loro vibrazione troverai un enorme beneficio. C'è un cristallo perfetto per ogni occasione della vita. Se sei un operatore di luce o possiedi delle pietre, usale per migliorare l'energia che ti circonda. Includile nel tuo lavoro e nel tuo quotidiano. Se non sei un esperto, per la scelta del cristallo più adatto a te, puoi affidarti all'intuito o chiedere alle tue guide o ai spiriti o ai maestri ascesi di indicarti la pietra giusta per te e le tue esigenze. Messaggi supplementari: usa i cristalli per migliorare ogni area della tua vita, indossa o porta con te addosso, in tasca o in borsa, un cristallo. Approfondisci lo studio dei cristalli, lavora con le pietre, antiche saggezze del mondo minerale. Molto molto bello questo messaggio. Adesso andiamo a vedere qual è la carta dell'oracolo risponde che viene fuori in questo giorno. Vediamo un po'. Oh, pronti! Molto bella questa carta. Ed è il numero 48, vi dico anche il numero perché il 48, il 4, l'8 oppure anche il 12 potrebbero essere dei numeri che a voi sono familiari. Allora, 48, pronti. Essere pronti, portare alla luce qualcosa, essere al meglio delle proprie capacità, fiducia. Potete essere certi che in questo momento siete pronti per qualsiasi cosa, sapete cosa dovete fare, le vostre capacità sono state affinate, siete giunti fin qui armati di saggezza e conoscenza e sentite che una nuova fase della vostra vita è in procinto di cominciare. Le altre persone reagiscono positivamente alla vostra fiducia e fanno affidamento su di voi. Questo è un momento propizio per dare inizio a nuove cose. Nei rapporti interpersonali. Quando vi sentite fiduciosi e felici, siete pronti per relazioni più intime e profonde. In questo momento non dovete dimostrare nulla. Siete pienamente voi stessi e in grado di gestire qualsiasi cosa, amore, amicizia e legami nuovi.
e armoniosi sono tutti presenti e stanno per manifestarsi e voi siete disponibili a dare e a ricevere dal profondo del cuore. Questo è davvero un luogo stupendo dove stare. Per la prosperità, avete tutte le ragioni per sentirvi fiduciosi, tutto ciò di cui avete bisogno per concretizzare il vostro successo adesso è a vostra disposizione, potete agire sapendo di essere pronti e gestire il vostro potere, e a contribuire con il vostro aiuto al benessere del mondo. La direzione nella quale vi state muovendo è il vostro destino, la vostra anima sta sorridendo felice mentre vi conformate a questa verità. Messaggio di protezione. In questo momento non siete pronti ad andare avanti, cosa che dovete accettare. Tenetevi pronti a fronteggiare eventuali richieste e scadenze. Fingere di sapere cosa state facendo a volte funziona, ma se adottate un atteggiamento di tipo fingiamo di farlo finché non lo faremo sul serio, potreste ritrovarvi nei guai. Questo non è il momento di improvvisare e consegnare qualcosa di incompleto. Non c'è problema a rimandare le cose finché non sarete davvero pronti. È meglio disattendere le aspettative altrui adesso piuttosto che augurarvi di farlo, di averlo fatto più tardi. Bellissimi questi messaggi di oggi per questo almanacco. Spero che questo tipo di video un pochino più personalizzato vi possa piacere. Non abbiamo usato gli altri mazzi perché, come vi ho detto prima, io lo faccio al momento, a come mi sento. Vediamo che qual è il consiglio. Userò tre consigli. Voi scegliete quale, diciamo, sentite più appropriato, oppure li potete anche scegliere tutti e tre, eh? Allora, il primo consiglio è: la scelta che hai paura di prendere potrebbe essere quella in grado di cambiare radicalmente la tua vita. Ed è uno. Poi abbiamo: quando mi volto indietro a guardare la mia vita, vedo tanto dolore, tanti sbagli e un'infinità di amarezza. Quando mi guardo allo specchio, vedo la forza ricevuta dal dolore, gli insegnamenti degli sbagli commessi e l'orgoglio in me stessa di essere diventata una persona migliore. Vi ricordo che questo è un oracolo che ho fatto io in base a come io vedo la vita, eh? Il segreto è andare avanti, il segreto per andare avanti è iniziare. Questi sono i tre messaggi che sono venuti fuori per questa giornata di oggi. Bene, cari amici, io mi auguro che questa tipologia di video vi piaccia. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti in modo che io possa, ecco, incrementare questa tipologia. Fatemi sapere se anche l'inizio vi è piaciuto senza quella cosa statica e roba varia. Vi ricordo che per parlare privatamente con me lo potete fare attraverso i miei contatti che trovate sia sopra il video che giù nelle info. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram. E lì ho fatto un post dove ci sono tutti i servizi che io vi propongo. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.